Cari colleghi, si avvicina la pausa estiva di Ferragosto e ci tenevo ad augurarvi di trascorrere delle vacanze piene di armonia, di serenità e diciamo in linea con le vostre aspettative, mentre per chi dovrà o vorrà lavorare, mi riferisco in particolare a chi opera nel settore turistico, auguro un periodo ricco di tante soddisfazioni professionali e foriero di tante attività proficue. Tante attività proficue come lo sono state le attività della nostra federazione che, come avrete visto, nell'ultimo periodo abbiamo particolarmente intensificato l'interlocuzione col governo, sia in relazione al Ministero delle Imprese del Made in Italy, abbiamo interloquito in questo caso con il sottosegretario Bitonci, ma anche con il vice ministro Valentini, sia in riferimento alle compatibilità con la nostra attività e sia in riferimento ai percorsi alternativi di accesso alla professione, sottolineando l'importanza di mantenere l'esame camerale finale, così come l'importanza di introdurre un percorso di formazione continua obbligatoria per chi desidera svolgere la nostra delicata e importante attività. Col Ministero dell'Economia e delle Finanze invece stiamo interloquendo con il sottosegretario Savino e con il sottosegretario Albano per riuscire finalmente a introdurre la nostra proposta di sostituire in atto notarile l'importo della provvisione con il numero della fattura. Siamo anche presenti come unica associazione di categoria al tavolo di confronto presso il Ministero del Turismo in materia di locazione breve a uso turistico. Abbiamo incontrato il Ministro Santanchè in due occasioni, abbiamo sottolineato la volontà e l'intento di riordinare il caos normativo in materia, ma nell'ottica di una reale semplificazione, evitando, quindi essendo profondamente contrario, ogni forma di chiusura, di limitazione, soprattutto di carattere temporale. Inoltre, poche settimane fa ha partecipato ai lavori del nostro Consiglio nazionale il vice ministro al MIT, l'onorevole Bignami, che ha condiviso la nostra proposta di attuare un piano reale nazionale sulla casa assente oramai da 70 anni. Mentre pochi giorni fa ho incontrato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, sottolineando l'assoluta contrarietà da lui condivisa dell'attuale impostazione testuale della direttiva energetica europea e sottolineando anche l'importanza del mantenimento del superbonus e dei bonus fiscali casa, certamente riordinandoli e soprattutto mantenere anche lo sconto in fattura per certe tipologie di interventi. Tra poche settimane infine incontrerò il ministro Fitto che, come sapete, la delega anche le risorse del PNRR e sottoporrò a lui la nostra proposta di destinare una parte di queste risorse del PNRR alla digitalizzazione delle procedure operative pubbliche di accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali al fine di agevolare le verifiche edilizie urbanistiche sugli immobili da noi intermediati, e come sapete è una responsabilità sempre più incombente sulla nostra attività. Sono tante, come vedete, le attività poste in essere, tante altre saranno attenzionate nel prossimo futuro, certamente lo faremo sempre con lo stesso spirito di mantenere al centro la tutela, la salvaguardia e i benefici per la nostra importante attività professionale. Un caro saluto e a presto.